criminalità, Massa Carrara al 31° posto della classifica del Sole 24 Ore, boom di furti in abitazione. Case popolari, errore nel bando, arriva la rettifica del Comune di Massa e la proroga della domanda. Porto di Carrara, da oggi partono gli scali tunisini, buone prospettive per la crescita dello scalo commerciale. Maxi operazione antidroga, 10 arresti dei carabinieri per detenzione e spaccio di stupefacenti. In cammino all'insegna del benessere, in Toscana arriva il progetto della via Francigena termale. Al via 4 conversazioni sul tema dell'attualità, il nuovo ciclo di incontri al Biscottificio Piemonte di Carrara. Al via 4 conversazioni sul tema dell'attualità, il nuovo ciclo di incontri organizzato dal Biscottificio Piemonte in collaborazione con Frenhouse, che animerà i venerdì sera dei mesi di ottobre e novembre, ma ce ne parla meglio in questo servizio Elisabetta Guenzi. Nuovo ciclo di incontri al Biscottificio Piemonte di Margherita Dogliani a Carrara, dove per i mesi di ottobre e novembre si terrà la rassegna Quattro conversazioni su alcune tematiche di stretta attualità. L'iniziativa rientra nella filosofia dell'azienda che opera nel settore dolciario e non solo, che da tempo unisce appuntamenti di riflessione di carattere culturale aperti a tutti. Dove la fabbrica sforna dolci, produce pensiero, si legge entrando nel laboratorio, proprio a significare la volontà dell'azienda di coniugare il lavoro e il pensiero, dimensioni di una stessa realtà che va a costituire la persona umana. Questi nuovi incontri sono realizzati in collaborazione con Frenhouse, un nuovo soggetto che prende le mosse dalla consapevolezza che il pensiero classico debba coniugarsi con i grandi temi della contemporaneità per dare risposte alla vita di ogni giorno, e proprio per questo Frenhouse vuole porre l'attenzione su alcuni temi scottanti del vivere quotidiano per essere attivi pensatori della realtà che ci circonda. Ad aprire la rassegna è stato Massimiliano Castellani, co-direttore di Agorà, l'inserto culturale di Avvenire, in una conversazione dal titolo «Comunico quindi penso» sulle implicazioni portate dalla rivoluzione digitale. Moderatore della serata, don Alessandro Biancalani, docente di esegesi biblica alla Facoltà Teologica dell'Italia Centrale. Saranno tante le tematiche affrontate con relatori di spicco che accompagneranno il venerdì sera del mese di novembre. Si parte venerdì 9, sempre alle 21, con il tema «Quale pensiero dietro l'oggi dell'economia», affrontato da Carlo Benetti, market specialist in GAM Italia, con moderatore sempre Biancalani. Per proseguire il 23 novembre con la conversazione dal titolo «Donne e società tra fragilità e risorsa», con relatrici Alessandra Conforti, magistrato e coordinatrice del gruppo di lavoro dei reati commessi sulle fasce deboli della provincia, e Manuela Schiastelloni, docente di lettere latino al liceo Leopardi di Aulla. Tema dell'ultimo incontro, venerdì 30 novembre, sarà cura e soggettività nella società di oggi, con Giovanni Valeri, neuropsichiatra infantile al Bambin Gesù di Roma, e Paolo Giorcelli, docente psicologo. A moderare gli ultimi due appuntamenti, la docente di esegesi biblica Chiara Mariotti.